Buonasera, eccoci qui. Ammazziamo il tempo in attesa dell'inizio alle 20:45 della partita Roma-Verona, che sarà visibile sui canali di Sky e naturalmente sarà trasmessa in diretta radiofonica da Radio 1, facendo un po' il punto della situazione ad ora di quella che è stata la 20ª giornata del campionato di Serie A, che ha visto ieri le vittorie del Milan, della Juventus e dell'Inter rispettivamente su Bologna, Sampdoria e Benevento. Il Milan ha vinto 2-1 a Bologna, la Juventus 2-0 sul campo della Samp con un Cristiano Ronaldo stranamente in ombra, da alcune settimane non sembra più in grande forma, ha anche sbagliato un paio di gol. Ma comunque la Juve è passata e non ha avuto problemi anche l'Inter, che ha regolato per un secco 4-0, un Benevento che in difesa ha lasciato molto a desiderare. E Benevento visto ieri, forse anche più punti di quelli che meritava in classifica. Inzaghi chiede rinforzi, chiede qualche giocatore in più. Comunque per il momento sta ben figurando. Per quanto riguarda le partite di oggi pomeriggio, se andate a vedere il video precedente, avevo più o meno messo a fuoco la situazione. Avevo detto che la partita con l'Udinese per lo Spezia era piuttosto insidiosa, perché l'Udinese è una brutta squadra, e effettivamente l'Udinese è passato 1-0 sul campo dello Spezia. Io pensavo che potessero anche accontentarsi del pareggio, perché comunque le due squadre erano a pari punti, e invece l'Udinese è passata. Del resto l'Udinese è una squadra che di categoria da tanto tempo in Serie A, lo Spezia è una neopromossa, sta facendo anche troppo, diciamo la verità, ha la necessità assoluta di recuperare il suo bomber Nzola, che l'aveva letteralmente trascinata nella prima parte della stagione. Però noi romanisti dobbiamo anche essere onesti e dire che lo Spezia, che tanti guai ci aveva creato sia in Coppa Italia che in campionato, poi alla fine è andata a Napoli, è andata sotto 4-0, alla fine è finito 4-2, ma perché Napoli aveva tirato i remi in barca, e oggi ha perficcata con l'Udinese, quindi qualche problema lo abbiamo, senz'altro. Poi c'è stato, se vi ricordate, avevo detto che le partite del Sassuolo finiscono quasi tutte gol, cioè tutte e due le squadre segnano. Cagliari-Sassuolo è finita 1-1. Il pareggio di Boga è arrivato solo al minuto 94, poi è arrivato 1-1, grave battuta, mezza battuta d'arresto per il Cagliari, che ha una situazione di classifica molto difficile. Era passato in vantaggio nella seconda parte del secondo tempo con una rete del brasiliano João Pedro, un giocatore da tenere in buona considerazione, ma non ci sto niente da fare, 1-1. Poi c'è stata la partitaccia Crotone-Genoa, una specie di spareggio che io avevo pronosticato partita aperta a tutti i risultati, e è uscito uno 0-3, è uscito uno 0-3 per il Genoa di mister Ballardini, doppietta di Mattia Destro, ex romanista Mattia Destro, giocatore che mi fa piacere che si stia riprendendo quest'anno, sta segnando un sacco di gol, perché era un giocatore sul quale molti hanno scommesso. Anche noi romanisti c'è stato un momento che eravamo convinti che ci si potesse lavorare bene sul destro, poi non si capisce bene che cosa è successo, un po' infortuni, un po' forse, non lo so, nelle grandi città forse qualche ragazzo si perde un po', nel senso che sono piazze molto impegnative, mi rendo conto, sa anche la pressione dei media, tutta la gente come me che nel suo piccolo ti rompe le scatole se giochi male, comincia a fare tutte le riflessioni, eccetera, la pressione della piazza. Adesso però a Genova sembra che Destro si stia molto rimettendo in carreggiata, vedremo, vedremo. Poi c'è stato, diciamo, l'impresa della giornata. Avevo previsto molti gol, avevo detto, tra Atalanta e Lazio. È finita 1-3. È finita 1-3, grande partita della Lazio, che io sono della Roma, però sono obiettivo. Quindi Inzaghi questa volta, Inzaghi aveva perso a Bergamo proprio pochi giorni fa, 3-2, venendo eliminato in Coppa Italia. Questa volta ha adottato una strategia tattica che ha premiato la Lazio, cioè pressing altissimo, soprattutto nel primo tempo l'Atalanta quasi non usciva ad uscire,
palla al piede della tua metà campo, pressing altissimo, rischioso, tattica molto rischiosa, soprattutto con una squadra brava a giocare in verticale come l'Atalanta, ma ha pagato, grande partita della Lazio, fonti del gioco bergamasche, sempre continuamente sporcate, pressate dal pressing biancoceleste, la Lazio passa 3-1 e attualmente ci ha raggiunto a 37 punti in classifica. Ma io non vedo proprio come negativo questo risultato, perché temo molto più l'Atalanta della Lazio, e il fatto di averla lasciata un po' indietro sinceramente non mi dispiace. L'Atalanta è un brutto cliente, oggi non hanno indovinato la partita, perché poi la Lazio è una squadra che quando indovina la partita diventa difficile da gestire. Purtroppo ce ne siamo accorti noi proprio nel derby, che è andato come è andato, insomma. Adesso stanno giocando Napoli-Parma, fine primo tempo 1-0, la rete di dunque, chi ha segnato del Napoli? Lozano, no, ha segnato Elmas, e Parma sta denunciando dei notevoli limiti proprio anche nella costruzione del gioco, e stasera fanno proprio fatica anche ad andare al tiro, e sembra che il cambio di panchina tra Liverani e D'Aversa non abbia prodotto grandi risultati. Alle 20:45 ci godremo insieme Roma-Verona. Vi chiedo nei commenti di dirmi quali sono le vostre sensazioni. Io su questa partita non riesco proprio a farmi un'opinione, perché sto Verona, questo Verona non è una squadra che mi preoccupa. Speriamo bene. Do un messaggio di benvenuto a Francesco, che è il 66° degli iscritti al mio canale, quindi ti ringrazio, spero che ti faccia divertire. Mi raccomando, facciamo esplodere questo canale. Iscrivetevi, fatevi iscrivere, faccio un po' di campagna elettorale anche io, visto che è periodo di crisi di governo, e ci vediamo dopo.